Benvenuti in Moto Days, vedi, tal chi. Moto Days ha ingranato la marcia del quinto anno e viaggia ormai a pieni giri e senza soste, facendo scorrere davanti ai nostri occhi un panorama sempre più ampio e coinvolgente sulla vastità del pianeta moto. Testimonia d'eccezione per Moto Days, Max Biagi. Max, hai lasciato il mondiale Superbike da campione e ora sei rimasto in quel mondo in qualità, diciamo, di speaker, commentatore. Come ti trovi in questo ruolo insieme a Guido Meda? Nuovo, è una sensazione diversa, nuovo, è un percorso molto molto diverso, ma mi sono trovato subito a mio agio perché i miei compagni d'avventura sono stati molto molto bravi e mi hanno messo in condizione di poter iniziare bene, insomma abbiamo fatto un bel debutto. Senti, cosa possiamo dire dei tuoi nuovi eredi in Aprilia? Ma hanno fatto bene, hanno iniziato molto molto bene, il campionato è lungo ma è importante iniziare col piede giusto. Ovviamente non sarà sempre così perché è impossibile, ma mi aspetto anche un ritorno di Kawasaki, BMW, e perché no, prima o poi anche Ducati, perché anche se ha iniziato malino, perché tecnicamente diciamo non sono ancora al top, la moto è veramente nuova, ma tra un po' di tempo sicuramente torneranno ad essere lì davanti. Senti, a Moto Days ci sono tante cose da vedere, tante belle moto, anche da provare nell'area esterna, ci sono anche i freestyle, ti piace il freestyle? Questi pazzi che fanno motocross, questi salti un po' particolari, per me sono pazzi. Mi piace vederli e raccontarli sempre sani, ecco, se sono sempre sani mi piace. Ecco. Poi ci sono tante belle donne, quindi che dire, invitiamo tutti. Sì, sì, beh, sicuramente è una fiera da vedere, la fiera di Roma non è mai banale, dunque le novità ci sono. Inizio anch'io a vederla perché non l'ho ancora visitata, sai? Okay, allora andiamo a visitare insieme, vai! You and me.